Brandon Dallman, CMO di Unizen, ha recentemente scritto su Cointelegraph che Bitcoin non è un asset simile all'oro, affermando che l'attuale volatilità di Bitcoin gli impedisce di essere una riserva di valore stabile. Il prezzo dell'oro, infatti, tende ad aumentare quando altri asset si deprezzano. E Bitcoin non mostra una tendenza al rialzo e al ribasso così stabile, secondo alcuni osservatori. Infatti, l'alta volatilità di Bitcoin non è solo infatti l'unico problema al momento per farlo diventare un asset rifugio, ma anche la sua correlazione con le azioni sta diventando un limite. In un recente articolo uscito su Bloomberg, molti analisti hanno avanzato anche l'ipotesi secondo cui Bitcoin possa diventare non un nuovo oro digitale, bensì il nuovo rame digitale, data la sua alta correlazione col ciclo economico, con le azioni e anche data la sua volatilità. In sostanza, non si sta mettendo in dubbio le potenzialità di Bitcoin di produrre rendimento, cosa che tra l'altro ha fatto anche in passato, ma si sta cercando di capire quale può essere il suo ruolo in un portafoglio, quale può essere il suo ruolo di asset class all'interno di un portafoglio effettivamente strutturato. Può essere considerato una nuova commodity o forse può essere considerato al pari dell'oro, su cui magari si propende, non generando chiaramente flussi di cassa. Oppure può essere considerato semplicemente un asset speculativo finanziario. Voi cosa ne pensate, ragazzi? Scrivetemelo nei commenti. Ci vediamo domani con un altro interessantissimo video e vi prometto che non parleremo di Bitcoin.